mio sommesso avviso, c'è da guardare due aspetti dopo la partita persa malamente dal Napoli al San Siro Meazza contro l'Inter. Si è perso su calcio di rigore e si è perso, diciamo ingiustamente, forse una delle migliori partite della stagione del Napoli. Non è stata contraddistinta da una vittoria, ma piuttosto da una sconfitta che veramente lascia l'amaro in bocca per come è maturata e per tutto quello che ne è scaturito successivamente. Però se andiamo a guardare l'aspetto tecnico della partita tra la squadra di Conte e quella di Gattuso, credo che ci siano pochi dubbi nel dire e nell'affermare che il Napoli si è dimostrato molto più squadra come temperamento, come capacità di affrontare tatticamente e strategicamente un Inter che aveva sicuramente una maggiore potenza fisica. Gattuso, ad onta di chi dice che è un tecnico che sbaglia tante cose, ha ieri trovato un punto di riferimento importante per scardinare l'atteggiamento tattico della squadra di Conte, portando Mario Rui avanti e facendo partire da regista occulto Insigne più dietro, per cui il rampollo di Frattamaggiore non veniva mai preso nei tempi e nei modi giusti dai giocatori dell'Inter. E questa è stata la chiave di lettura tattica, tecnica, che mi fa dire che il Napoli, vista la classifica così corta come si trova con il Milan a 28 e il Napoli a 23, con un giudizio che prossimamente il 22 dovrebbe essere fatto dall'arbitrato, dal giudizio dell'arbitrato del CONI, ci lascia ancora aperta la speranza che quei 23 punti possano essere 24 e addirittura con la disputa di una partita. Personalmente, da questo punto di vista, non sono molto ottimista, visti i primi due gradi di giudizio e soprattutto le motivazioni della sentenza della giuria d'appello di Sandulli. Ma c'è un altro aspetto che però non mi è andato giù e non posso accettare del Napoli. Abbiamo detto Napoli, quindi ancora in corsa per tutte quelle che sono le possibilità, non dico di titolo, ma ampiamente di arrivare tra le prime quattro formazioni di questo campionato. Ma c'è un ma che mi pone a dover dire che questa squadra ha ancora dei limiti, limiti di carattere, limiti di personalità. Mi riferisco precisamente all'episodio in cui Insigne, capitano, ha dato e ha detto "vai in bagno", lo dico in italiano, al signor Massa d'Imperia. Ho sentito parlare di permalosità dell'arbitro da arbitri che hanno detto anche che c'è bisogno del buon senso in campo. Io, se mi permettete, non voglio fare il moralista, tantomeno voglio condannare a priori Insigne per un fatto che era assolutamente spontaneo, però mi viene da dire e da pensare, caro Lorenzo, sei in questo momento il giocatore più rappresentativo del Napoli. Sei il capitano di questa squadra, sei colui che sa che domenica c'è una partita altrettanto importante per lo sviluppo della stagione dopo le festività natalizie. Perché rivolgerti da capitano in quel modo all'arbitro? Capisco ancora una volta il temperamento, posso capire la rabbia del momento perché poco prima Handanovic ti aveva negato un gol che sarebbe stato e che sarebbe passato probabilmente alla storia dei gol planetari, non del campionato italiano, per la bellezza con cui eri riuscito ad arpionare la palla con il tacco e a indirizzarla verso la porta del portiere dell'Inter. Però, santo cielo, sei il capitano, hai delle responsabilità. Rifletti, non puoi fare un gesto che è vero, si fa molte volte, ma quasi tutti lo fanno
girandosi, allontanandosi 2 o 3 passi dall'arbitro, poi alzando la mano ed imprecando. Per cui l'arbitro di solito fa finta, ecco il buon senso invocato, di non capire che quell'epiteto è rivolto a lui. Tu gliel'hai detto direttamente, da un punto di vista come uomo ti posso anche apprezzare, ma in quel momento era molto più importante che tu rimanessi in campo, perché con te in campo probabilmente quei 10 minuti finali con l'Inter dal braccino corto avrebbero potuto addirittura capovolgere la situazione, visto che quello che i tuoi compagni sono riusciti a fare, e visto soprattutto quello che Gattuso era riuscito a mettere in campo nonostante l'inferiorità numerica con gli ingressi di Politano e di Fabian Ruiz. Anche questo serve per crescere. In questo momento dobbiamo segnalare questo limite. Mi rendo conto che purtroppo noi paghiamo una situazione che non ci vede, e non per colpe vostre di giocatori o di Gattuso, troppo in simpatia nei confronti del mondo arbitrale, nei confronti degli altri presidenti di club, però non possono e non potrebbero mai negarci quello che le vostre qualità e le vostre capacità sanno mettere in campo. Lo avete dimostrato al Meazza, ora tocca dimostrarlo domenica sera contro una Lazio che è reduce da 3 sconfitte interne consecutive e che non può permettersi più il lusso di perdere altri punti all'Olimpico. Si dirà il fattore campo è stato annullato dall'assenza del pubblico. Anche questo è vero, però la media inglese non l'abbiamo inventata noi e soprattutto il San Paolo, così come il Meazza per il Milan e per l'Inter, sono dei fortini. Anche l'Olimpico in versione assenza di pubblico dovrebbe costituire sia per la Roma che per la Lazio un fortino. Alla prossima.